Siamo qui in un video dove vi spiega come si può, diciamo, nello squarna tirar via, perché ovviamente per chi non ha più il miscelatore, tipo ma io non uso più il miscelatore, chi proprio vuol tirare via tutta la scatola, però vuol tenere la batteria ovviamente per le luci, per le valvole, tutto. Allora, io ho provato a fare questo marchingegna qua e funziona per adesso. Allora, come vedete, ho praticamente preso una barra d'acciaio, adesso non so se si, no, non si vede, vabbè, comunque, ho preso una barra, dopo l'ho tutta piegata tramite la morsa, battendo un po' con il cacciavite, col cacciavite, sì, ciao, con il martello e via. Ho fatto questi due qua, guardate, vedete? Li ho piegati, li ho fatto fare la piega un pochino così si incastra per bene la batteria. Così non va a toccare il filtro dell'aria, guardate, il filtro dell'aria non ci va a toccare. Dopo basta che voi mettete la batteria, si incastra anche per bene ed è solida. Ovviamente adesso ci metto della plastica, cioè metto della gomma che adesso dopo faccio vedere. Così dopo voi avrete proprio la sella pulita, diciamo. Vedete? Non si vede neanche dall'altra parte perché c'è la batteria. Cioè, l'ho fatto solo per tirare via il miscelatore perché la gente mi diceva, dica, c'è lo squarna così. E dopo però, Giocan, c'è il miscelatore. Ho detto, no, non ce l'ho. Cioè, non lo uso. Perché tra l'altro, c'è Giocan, basta che uno guarda qua, non ci sono mica i tubi. E mi sono rotto il cazzo e l'ho tirato via. Adesso vi faccio vedere due semplici passaggi per far stare la batteria un po' più solida e dopo collegheremo tutto e vedremo. Ho Dai, trovato tocca a te. questa, diciamo, non è neanche gomma, è tipo uno spessore con il biadesivo. Vedete, l'ho messo qua, dopo andavo a metterlo qua sotto anche e qua ai lati, e così farà stare più solida la batteria. Vedete, qua c'è il biadesivo. Ovviamente gli ho messo due viti autoforanti, cioè non c'è bisogno del lato del controllo dall'altra parte. Dunque, quando io vorrò, non so, smontare il filtro, cambiarlo, basta che smonto qua, tiro via tutto e basta. È a posto. Vediamo un po'. Sì. Ah, è anche. Ah, forse è meglio che questo pezzo qua. Ho già capito. Questo qua lo tiriamo via. Così. Perché se no, aspetta un attimo, mi metto un altro pezzettino qua dietro che così non mi fa il ricciolino. Ecco qua. Cioè, oh ragazzi, più solida di così non si può. Cioè, secondo me non c'è neanche bisogno di chiamarlo. Solidissimo. Perfetto. E questo qua è un nastro, non so, l'ho trovato là in mezzo là, dunque boh, non lo so da dove provenga. E niente, basta. Adesso basta che uno collega i fini. E siamo a posto, adesso gli faccio fare un giro diverso, vi faccio passare qua Ecco qui all'interno. ragazzi, ho attaccato il più e il meno, dunque vediamo, funziona tutto, mettiamo la sella, adesso sì, gli attacchi, ce li ho lì, aspettate che un po' devo incastrarla per bene e non voglio beccare nessun filo, buon posto. Una volta un amico gli si è beccato, andava a mettere la sella, gli si è incastrato un filo in mezzo. Aspettate che devo trovare, ecco. Ecco qua. Sella montata. Tutto solido. Come vedete qui c'è la batteria. Lì. E tutto più pulito. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia
interessante, cioè abbia più, insomma, ho fatto un piccolo esperimento, infatti mi sembra che sia venuto anche bene. Dai, iscrivetevi al canale Harry Garage, mettete un bel mi piace, commentate e ovviamente iscrivetevi. Bella raga, ci vediamo al prossimo video.